A me sta benissimo le indicazioni, le programmazioni centrali, mi metto io come centrale rispetto al territorio. Ma faccio presente che se io dovessi fare un intervento di programmazione regionale, tarandomi su una realtà che non conosco, corro il rischio di spendere e sperperare risorse su realtà che non hanno bisogno di un intervento significativo, perché il presupposto è che soldi non ce ne sono molti. È chiaro che in questa realtà territoriale del Veneto le priorità di intervento così a colpo d'occhio appaiono. Ma dobbiamo pensare che se io dovessi fare un intervento, come si suol dire, centralista, in cui dico si fa così, io non riuscirò mai a migliorare a livello locale le problematiche. E questa è la preoccupazione che attiene a molte realtà regionali e a molte realtà locali, cioè il timore che un intervento troppo forte a livello centrale non riesca a consentire un intervento mirato sul territorio di tutela della popolazione. Faccio presente che un altro obiettivo che ci siamo dati strada facendo è questo. Noi abbiamo migliaia di fotografie della realtà locale, esperienze realizzate a vari livelli, a livello nazionale, hanno evidenziato delle esperienze a livello comunale, a livello di singola scuola, a livello regionale o a livello nazionale. La cosa che noi ci stiamo preoccupando è dire, noi abbiamo fatto la fotografia nel 2004, questa realtà, dalla quale emerge che c'è un 22% di popolazione infantile 8-10 anni sovrappeso e un 5,2% obeso. Attenzione, ma ho fatto una fotografia di una popolazione in un determinato momento. Quello che noi adesso dobbiamo fare e vogliamo fare è fare la fotografia di questa stessa popolazione dopo 5 anni per vedere com'è diventata e rifare la fotografia di nuovo della popolazione di 10, 8, 10, 12 anni per vedere cosa sta venendo su, cosa sta crescendo. Perché se no noi rimaniamo solamente a fare fotografie che sono fotografie, ma non danno l'evoluzione, non danno un'indicazione. L'incrocio di questi dati con l'intervento con occhio alla salute evidenzia in Veneto che c'è stata una diminuzione del sovrappeso, ma un aumento dell'obesità. Quindi noi abbiamo dei dati che al di là dell'obiettivo iniziale che ci si era dati, abbiamo ristorazione collettiva 500.000, 600.000, quello che è, qui stiamo affinando l'intervento. Continuiamo ad andare avanti col percorso istituzionale di adempimenti, ma stiamo precisando, definendo quella che è l'evoluzione della popolazione veneta. Io devo dire, purtroppo non ci sono i miei interlocutori su questo, ma in Veneto gli impegni di prevenzione non sono quelli previsti. Purtroppo l'impegno, chi paga dazio in calo di risorse, è sicuramente la struttura che ha meno possibilità forse anche di rendere evidente il risultato dell'intervento, perché spendere in prevenzione è un grande risultato sulla popolazione, ma dal punto di vista della visibilità, della visione dei risultati è molto difficile averlo sul breve periodo. E noi purtroppo in questo momento con la nostra società non siamo abituati a ragionare sul breve periodo. Cioè, scusate, sul lungo periodo, ma ragioniamo sul breve, sull'immediato, su ciò che si vede e che si riesce a toccare con mano velocemente. Anche qui, quindi, un altro spunto di intervento etico, cioè dare corretta informazione per far comprendere la necessità di rivedere il proprio intervento, di rivedere le proprie scelte e di essere consapevole delle scelte che si stanno andando a effettuare. Il tipico esempio, patate fritte, magari io le fornisco senza OGM, senza residui, ma magari spiegargli che solo patatine fritte all'uscita di scuola non fanno bene o come break della giornata forse non vanno altrettanto bene. Ma questo l'abbiamo mai detto, l'abbiamo mai comunicato? Questo siamo riusciti a farlo arrivare? Un elemento che è emerso dal territorio è quello di lavorare anche con i medici della prevenzione, perché con i medici di base. Perché? Perché di fatto con i medici di base abbiamo la possibilità di arrivare a 5 milioni di abitanti del Veneto. Quindi abbiamo la possibilità di fare anche un intervento di comunicazione, di informazione. Quindi vedete tanti aspetti che
Magari noi siamo sempre abituati a vedere il nostro adempimento, il nostro punto di vista, ma non allarghiamo. Questo è fondamentale se vogliamo raggiungere il risultato. Non abbiamo le forze per fare spendere 1.000 solo su una cosa, 1.000 su un'altra, 1.000 su un'altra. Dobbiamo ottimizzare e questo è uno sforzo veramente notevole perché ci vogliono informazioni, ci vogliono dati. Cosa si è bloccato? No. Sì. No, è andato avanti. Allora, nello specifico, come ci siamo mossi? Con che risultati? Devo dire che come risultati, nell'arco di 6 anni, siamo arrivati a definire linee guida per il miglioramento della sicurezza e della qualità nella ristorazione scolastica. Sono state fatte già 3 versioni, sono stati già fatti 3 aggiornamenti e su questo stiamo anche lavorando, ve lo richiamo, viene richiamato qua sotto, in questo ultimo, nell'ultima versione si sta lavorando, si è lavorati, si sta portando avanti un lavoro sulle intolleranze, allergie alimentari, convinzioni religiose e culturali.